Bene, veniamo adesso al... sono Giovanni Agnesò, direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, e questo mio intervento è collegato a una mia ormai ben lunga esperienza come direttore di agenzia. Da 9 anni che sono direttore dell'ARPA della Valle d'Aosta, ed è legato anche al ruolo che recentemente mi è stato affidato nell'ambito del sistema di coordinamento del tavolo istruttorio ricerca finalizzata. Veniamo quindi alla sfida che è lanciata e che è alla partita che stiamo giocando come sistema nazionale per la protezione dell'ambiente in rapporto con la ricerca. Il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente è stato istituito dalla legge 132 del 2016. Teniamo presente che l'ISPRA e le agenzie sono operative da ben prima, sono operative dalla seconda metà degli anni 90 del secolo passato, quindi da più di 20 anni. All'epoca ISPRA non si chiamava ISPRA ma era nata come AMPA. Quindi voglio dire, nel sistema collaborano, interagiscono in modo sinergico enti che hanno una loro storia e per quello che riguarda in particolare il rapporto con le attività di ricerca non ci si può esimere dal sottolineare che i rapporti con le attività di ricerca non sono i medesimi per tutti questi enti, a partire da un fatto contrattuale molto diretto. Cioè, ISPRA è un ente pubblico di ricerca, il personale di ISPRA ha il contratto della ricerca, le agenzie no, le agenzie non sono enti di ricerca e il contratto che è largamente predominante oggi nel mondo delle agenzie è il contratto sanità. E questo non è una cosa banale, perché ha tutta una serie di conseguenze importanti con cui noi siamo, come agenzie quotidianamente alle prese. Il contratto sanità ha degli aspetti che per le agenzie non è che siano, cioè il contratto sanità non è stato pensato in funzione delle agenzie, ma evidentemente di attività lavorative diverse. Aspetti differenti di contesto operativo, e qui sottolineo un aspetto che è ben noto agli operatori delle agenzie: i rapporti con le istituzioni regionali, i rapporti con le regioni. I rapporti con le regioni non sono semplici. Spesso noi agenzie, che ben inteso siamo enti dotati di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, bello spesso insomma, bene, ma spesso frequentemente nei rapporti con le istituzioni regionali ci troviamo di fronte a atteggiamenti che possono essere sintetizzati in una logica fammi dimmi dammi, cioè come se noi fossimo come se per loro la cosa più bella sarebbe avere le agenzie come braccio operativo, per cui oggi c'è da fare questo, datti una mossa, finito, ok, lasciamo stare, passiamo ad altro. Ecco, evidentemente non è questo non è questa la prospettiva necessaria per le attività di ricerca. Ora, non voglio dire che sia sempre così, intendiamoci, non voglio dire che sia sempre così, anche perché, come ho detto prima, sono più di 20 anni che siamo operativi, quindi insomma passi avanti se ne sono fatti. Però comunque il rapporto con le strutture regionali per le agenzie è comunque un aspetto che presenta delle complessità, e è un aspetto che è piuttosto differente da regione a regione.
c'è anche ci sono anche conseguenze sulla percezione della propria professionalità da parte degli operatori. Perché è vero, un conto è, come dire, sentirsi ricercatore, scientist, un conto è sentirsi, diciamo, persone le quali devono svolgere un compito preordinato. Ora, anche qui mi sto esprimendo in un modo molto generale, perché gli atteggiamenti, i profili, gli stili operativi, le vision presenti nelle nostre agenzie sono molto diverse, però comunque sono aspetti da tenere presenti. In ogni caso, quello che è fondamentale avere ben presente è che la dimensione dello sviluppo, dell'affinamento operativo, del procedere aperto all'innovazione è inerente alle attività riguardanti l'ambiente. Questo è un punto centrale che deve proprio entrare in una cultura del sistema, perché le fonti di pressione naturali antropiche sono molteplici, stati e impatti che richiedono metodi di studio in continua evoluzione. Le tecniche di indagine sempre più accurate portano a individuare pressioni e impatti in precedenza non caratterizzabili. Ma io mi ricordo quando... ormai è passato un bel po' di tempo, quando 28 anni fa ho iniziato a occuparmi di qualità dell'aria in Valle d'Aosta, ma all'epoca le polveri erano le polveri totali sospese, e poi si è passati al PM10, PM2,5, ma oggi il problema delle polveri va sui microinquinanti che sono collegati alle polveri. Perché? Perché c'è stata tutta un'evoluzione che è in corso dei metodi di analisi, delle possibilità. Le conoscenze sono in rapporto con le azioni da intraprendere. Questo è un aspetto che è stato più volte sottolineato negli interventi di questa mattina. Noi siamo sulle tematiche ambientali in una prospettiva di azione sul contesto territoriale e ambientale, su varie scale spazio-temporali e in rapporto con la collettività. Le nostre attività, anche di ricerca finalizzata, devono comunque avere una prospettiva chiara, ben definita, di rapporto con la collettività. Noi dobbiamo, e su questo ci sono passi avanti, ne stiamo facendo, ma è un work in progress molto stimolante e molto impegnativo. Noi dobbiamo andare sempre di più a un saper parlare, saper dialogare, sapersi capire reciprocamente con i cittadini. La complessità, a me ha fatto particolarmente piacere l'intervento di Gianfranco Bologna, che peraltro chi si occupa d'ambiente questa cosa non può che avercela ben presente. La ricerca in campo ambientale è una ricerca che si confronta sulla frontiera dinamica della complessità. Esiste una certa, come dire, un certo retropensiero, ma non nostro, ma da parte di chi non è esperto, della collettività, retropensiero diffuso per cui la ricerca ha una dimensione di frontiera che sono i fondamenti, per noi è molto diverso. Noi abbiamo una frontiera che è una frontiera caldissima, è un burning edge, un margine rovente che è la complessità in continuo divenire. Bene. La legge istitutiva del sistema, la mitica legge 132 del 2016, recepisce in maniera esplicita e positiva la dimensione della ricerca finalizzata. All'articolo 3, funzioni del sistema nazionale, comma 1, lettera C, attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti, eccetera, eccetera. Articolo 3, comma 2, ai fini del perseguimento delle finalità generali e di tutte le funzioni elencate, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
Questa esplicitazione testuale nel testo normativo, detto così in maniera molto, ci ha fatto molto piacere a noi operatori delle agenzie, ci ha fatto molto piacere perché, come dicevo prima, si è attivi su queste tematiche da decenni, da più di 20 anni, e attività di ricerca finalizzata se n'è sempre fatta perché è inerente al nostro mandato, a quello che dobbiamo fare. Non so, metto qui, ma unicamente a titolo di esempio, gli scambi di CO2, la variazione degli scambi di CO2 collegata ai cambiamenti climatici, climate change, ciclo del carbonio, variazioni climatiche che quindi retroagiscono sul ciclo del carbonio, le relazioni di questo con il land use, con la biodiversità, con i servizi ecosistemici in generale. Queste sono dimensioni su cui già da mo si era attivi e operativi in un modo, diciamo, positivo e interessante, che porta anche a delle pubblicazioni scientifiche. Attenzione, pubblicazioni scientifiche che noi non vediamo come fine. Non vediamo come fine, ma pubblicazioni scientifiche che sono una necessità per un confronto evidentemente con il contesto della ricerca, perché il confronto è necessario su queste cose. Bene, nel sistema, come portare a sistema, e qui guardate che non è che diciamo un lapsus, come portare a sistema nel sistema, l'ho fatto apposta, cioè ho giocato su denotazione, connotazione terminologica. Come portare a sistema nel sistema le attività di ricerca finalizzata? È stato istituito uno specifico tavolo istruttorio, ricerca finalizzata, i cui obiettivi, che adesso illustrerò un minimo nel dettaglio, predisposizione di un piano operativo di innovazione e ricerca per il sistema, organizzazione di una procedura per progetti nazionali e sovranazionali di sistema, sviluppo di proposte del sistema. Questi obiettivi del tavolo istruttorio sono perfettamente in sintonia con un altro importante documento del sistema, che è il programma triennale delle attività. Programma triennale delle attività che è stato ufficialmente approvato, stiamo parlando di documenti ufficiali. Il programma triennale delle attività, vision del sistema, il sistema concorre al perseguimento obiettivi sviluppo sostenibile, salvaguardia, promozione, qualità ambiente, tutela e risorse naturali, promuovendo la ricerca e l'innovazione, rappresentando un riferimento forte, autorevole e credibile, e quindi affidabile e imparziale. Nel programma triennale si parla anche qui esplicitamente di ricerca finalizzata. L'obiettivo strategico, risposte efficaci per soluzione tecnica delle richieste, parla di piano, anche qui, di piano operativo di innovazione e ricerca, e lo mette insieme giustamente al programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. Qui colgo l'occasione per sottolineare un aspetto. Piano operativo di innovazione e ricerca è un guardare avanti, no? È un work in progress che si collega evidentemente a quanto si sta facendo, però è proposte di progetti, quindi si guarda in avanti. Il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus è un'attività che è pienamente in corso. Quindi si mettono insieme attività che ci sono in corso con un guardare avanti. In particolare il programma Copernicus, non ho potuto esimermi dal citare il workshop che c'è stato meno di 24 ore fa, ieri pomeriggio, il workshop monitoraggio e controlli ambientali, in cui appunto sono state illustrate le attività in corso e le prospettive di Copernicus, con una importantissima sottolineatura della prospettiva di servizio alla collettività connesso a
a queste attività che si valgono di strumenti di osservazione terrestre complessiva. Un altro aspetto importante che c'è sempre nell'obiettivo strategico sono le modalità e i criteri di validazione scientifica delle proposte di progetti che vengono avanti in ambito del sistema, stipula di protocolli e convenzioni con enti di ricerca da parte del sistema, promuovere la pubblicazione da parte del sistema di prodotti con elevato contenuto scientifico. Bene, il tavolo istruttorio ricerca finalizzata, di cui io sono, insieme a altri colleghi, sono coordinatore e componente. Il piano di lavoro è articolato in gruppi di lavoro. Attualmente i gruppi di lavoro sono questi che sono qui elencati. Il gruppo di lavoro 1 va sul piano di innovazione e ricerca. E vediamoli un po' questi gruppi di lavoro, non tutti, ma almeno quelli più ecco. Il gruppo di lavoro 1, piano operativo di innovazione e ricerca. Che si tratta di fare? Una ricognizione delle attività di ricerca e delle esigenze emergenti attraverso rete di referenti delle agenzie, istituzione di specifici gruppi di lavoro su tematiche emergenti, definizione dei criteri e delle procedure per la validazione dei prodotti sviluppati nell'ambito del piano operativo, diffusione della cultura di innovazione e ricerca nel sistema, sviluppando lo sviluppo di tali attività. È stimolante e interessante tutto questo. En passant, non posso esimermi dal fare un'osservazione. C'è la percezione che nell'ambito dei vari tavoli istruttori che sono in avvio adesso nel sistema, il tavolo istruttorio di cui io sono coordinatore, ricerca finalizzata, venga un po' percepito come, uso un aggettivo che si è detto anche nell'ultima riunione di consiglio, come marginale. Non è così, perché come sappiamo, come anche ho scritto prima, la dimensione di ricerca finalizzata è inerente alle attività che riguardano il sistema. Il piano operativo di innovazione e ricerca farà parte integrante del programma triennale delle attività, si dovrà raccordare con il programma nazionale della ricerca e per favorire le relazioni con gli enti pubblici di ricerca. Avanti un paio di minuti, 2-3 minuti, ce la fai? Sì, ce la faccio. Gruppo di lavoro 2. Sistematizzazione degli strumenti per la finalizzazione delle idee progettuali e promozione e partecipazione a progetti nazionali, europei e internazionali. È chiara l'importanza della partecipazione ai progetti internazionali. Abbiamo vaste esperienze in questo campo. Mettersi in contatto con altri, collaborare con altri enti, con altre realtà, è importante anche da un punto di vista, diciamolo pure, anche economico, perché i progetti internazionali permettono l'acquisizione di risorse che permettono di attivare e portare avanti attività molto, molto importanti. C'è qui un piccolo problema, ma non banale, su cui dobbiamo confrontarci. Come mettere a punto modalità di partecipazione che si possa qualificare come, virgolette, di sistema? Perché il sistema nazionale SNPA, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente istituito dalla legge 132, è un organismo, ma non è un ente. Quindi questo andrà un po' visto, in che modo promuovere una partecipazione a questi progetti che sia in qualche modo, e vedremo come, qualificata come partecipazione del sistema e non, diciamo, di singole agenzie o di ISPRA, cosa che già si fa. Altri gruppi di lavoro, li cito, specie invasive, carta della natura, citizen science, esposizione agli agenti inquinanti in ambiente di vita, esposizione a campi elettromagnetici. Ecco,
La citizen science, rendere, anche questo è già stato detto oggi, ma lo riprendo, è fondamentale, rendere le persone, i singoli, la collettività, protagonisti di tematiche che tutti riguardano. Cioè noi in un certo senso come sistema dobbiamo riportare alla gente quello che è della gente, perché li riguarda nella loro vita, nel loro essere qui sulla terra, di essere parte del sistema ambiente. Ecco, la citizen science è un altro aspetto su cui oggi c'è molto impegno, e anche qui mi viene bene citare un recentissimo evento di una settimana fa, Palmanova, progetto Rado, misure per 1000 famiglie, risultati e approfondimenti, una settimana fa, in cui c'è stato un intervento del direttore generale di ISPRA, Alessandro Bratti, obiettivi e vantaggi della citizen science. Ecco, questo è una testimonianza che su questa dimensione di promuovere il coinvolgimento, la partecipazione, si attivi. Naturalmente, la cosa va vista con molta attenzione, perché da un lato c'è una partecipazione, dall'altro c'è una possibilità di raccolta estesa territoriale dell'informazione, ma non dimentichiamoci che va anche considerato poi queste informazioni, come elaborarle, come tenerne conto. Non è che il numero, voglio dire, arriva il numero e quello che è. Insomma, c'è una dimensione che è necessaria, e tutte queste cose sono appunto caratteristiche della citizen science: integrazione con i monitoraggi ufficiali, corretto utilizzo dei risultati, network, banche dati, verifica, insomma è veramente stimolante, ma è un tema oggi caldo. Rapporto ambiente e salute, nei GDL, nei gruppi di lavoro che vi ho fatto vedere prima, esposizione. Allora, rapporto ambiente e salute, è fondamentale l'esposizione. Allora, bisogna ricomporre il rapporto col mondo della sanità. Avendo ben presente almeno una cosa: che gli indicatori di esposizione sono nostri. Comunicazione efficace e positiva, concludo, allargare loro, ecco, cioè, parlando di tematiche ambientali, e questo è emerso anche oggi, ma uno è portato a volte a chiedersi: ma interessa veramente l'ambiente? C'è adeguata consapevolezza delle partite in gioco nella gente, nei cittadini? E qui ciò che ha detto von Weizsäcker nel suo intervento: abbiamo bisogno di un nuovo illuminismo. È vero, abbiamo bisogno di un nuovo illuminismo. Se non si allarga l'orizzonte del tenuto come valore, è difficile che le tematiche ambientali vengano veramente percepite. Passo la parola al mio collega di ARPA Umbria che parlerà. Va bene, grazie Giovanni, che ha avuto anche il compito di stringere un lavoro non da poco, e tra l'altro un lavoro di una certa complessità. Ora non si